Piaciute le palline che galleggiano? Adesso è ora di vedere, di capire come mai succede questo effetto di stabilità all'interno di una corrente di fluido. E per farlo cominciamo, cioè passiamo ad un altro esperimento. Questo proprio si può fare anche a casa, perché ci vogliono, bastano due foglietti. L'ho già fatto in occasione di non so quale altra video lezione, comunque lo rifaccio perché è una cosa proprio facile. Può darsi che qualcuno l'abbia già vista la storia, ma può darsi di no. L'esperimento consiste nel prendere due fogli avvicinati, di un centimetro più o meno uno dall'altro, e soffiarci dentro. Dopodiché è una situazione di quelle solito 1 su 10 in fisica sono paradossali, cioè tu cosa ti aspetti? Soffi dentro, i fogli si allargano, giusto? Se in classe fai una statistica per alzata di mano, chi è che pensa che si allarghi, chi è che pensa che si restringano, si avvicinano o addirittura rimangano fermi, la maggior parte propende per l'allargamento, a meno che non ci sia quella persona o due che ha già visto l'esperimento. Allora adesso lo facciamo per davvero e vediamo cosa succede. Allora, i foglietti sono messi qua, ci mettiamo, che ne so, due dita di, come si dice, di separazione e andiamo a soffiare dentro. Ora, fate pure stop, rewind, riguardate, ma è evidente che questi foglietti stavano attaccati. Stavano attaccati e quindi siamo in una situazione paradossale, nel senso che io ho questi due benedetti fogli, qui c'è l'aria che scorre ad una certa velocità lì. Qui c'è la pressione, chiamiamola PI interna, e qua fuori c'è la PE, pressione esterna. La pressione esterna è pressione di aria ferma che si appoggia al foglio, la pressione interna è la pressione di quest'aria che si muove. Evidentemente se si avvicinano, se c'è questo effetto se c'è questa forza che spinge i fogli in dentro, chiaramente deve essere la pressione esterna maggiore. La pressione esterna è maggiore della pressione interna. E questo è essenzialmente dovuto alla velocità. Si possono fare esperimenti più sofisticati e vedere che quando l'aria si muove in tutte le due superfici, ma in una delle due parti si muove più veloce, lì la pressione è minore. Quindi più è alta la velocità del fluido, e meno pressione esercita sulla superficie lungo la quale scorre. Questo è l'effetto, diciamo, elementare, da cui poi si studiano n cose, la prima delle quali è il famoso effetto Venturi. Venturi, che è un fisico italiano qualche secolo fa, Venturi ha studiato matematicamente, poi per bene, il caso delle strozzature, cioè io ho un condotto in cui passa un fluido che ha una sezione, diciamo S1 esterna, e poi in un punto centrale ha una strozzatura con una sezione S1 molto più piccola. Quello che succede è che se c'è un fluido che in maniera stazionaria, nel senso che non cambia velocità, un fluido passa all'interno di questa strozzatura, ora qui c'è una certa velocità V, chiamiamola V1. Qui, per far passare la stessa quantità di fluido ogni secondo, qui la velocità aumenta. Questo V2 è maggiore di V1, come, scusate, questo devo chiamarlo S2, come, quindi quando la sezione è più grande la velocità è più piccola.
E questa maggiore velocità, con il discorso della diminuzione di pressione, perché dove la velocità è maggiore c'è una diminuzione di pressione, fa sì che uno strumento del genere, e si chiama infatti tubo di Venturi. Il tubo di Venturi non è soltanto una strozzatura e basta, no? Venturi si è inventato, si è aggiunto che cosa? Un tubicino fatto ad U, come la U maiuscola, che mette in comunicazione la parte, l'interno della strozzatura del tubo, dove il fluido va più veloce, e la parte invece dove il fluido va più piano. In questo tubo a U, allora non c'erano i sensori che ci sono adesso, insomma, il Venturi del ventunesimo secolo avrebbe messo due sensori piezoelettrici e elettronici di pressione, e poi tutto collegato a computer vari. Allora, per misurare le differenze di pressione, si faceva il tubo a U riempito di mercurio o altri liquidi. Poi mercurio va bene perché il più è molto pesante. Allora immaginate il tubo a U di mercurio. Se le pressioni fossero uguali, cosa farebbe? Riempirebbe la U a due livelli uguali. Se invece qui la pressione è minore, quindi è dovuta alla maggiore velocità, pressione minore, questa parte che ha la pressione maggiore si abbassa e quest'altra si alza, e dalla differenza delta H delle due cannucce col mercurio, delle due diciamo punte della U di mercurio, si può dedurre la differenza di pressione. Quindi, siccome poi questa differenza di pressione va aumentando più è diversa la velocità tra i due punti dove emerge il tubo a U, questo affare qua può essere anche usato per misurare la velocità, perché quando vado pianissimo le pressioni sono uguali, comincio ad andare a una certa velocità e c'è una differenza tra le due velocità tali che comincia a dare una certa differenza di pressione. Più aumenta la velocità e più questa differenza di pressione aumenta, il tubo a U ha il mercurio che si sposta e riesco a valutare la velocità. È stato usato nei primi decenni del Novecento, nei primi aeroplani, per misurare la velocità relativa all'aria. Poi è stato soppiantato da un altro tubo più particolare, si chiama tubo di Pitot, che è quello a punta che si vede in quasi tutti gli aeroplani, o sulla punta stessa, sul muso dell'aeroplano o sulle ali. Però il principio è poi lo stesso: nella punta c'è un senso, diciamo, un ambiente che prende la pressione nel momento che avanza nell'aria l'aeroplano, e poi c'è un altro sensore da un'altra parte, magari di lato sempre nel tubo, che prende la pressione. Ecco, quella lì è una pressione statica perché è ferma l'aria. La pressione dinamica è quella che c'è attorno al tubo, che è più bassa, con dei fori laterali, vedendo la differenza delle pressioni con tubi che arrivano fino allo strumento, c'è la misurazione della velocità. Questo discorso della differenza di pressione con velocità si applica ad altre situazioni. C'è il tubo di Venturi, perché il nome è famoso, è un effetto Venturi, è il termine diciamo generale per indicare questa differenza di pressione dovuta alla velocità. Il tubo è un'applicazione, però ci sono altre situazioni che conosciamo bene da quello che succede nel mondo reale, come per esempio lo scoperchiamento delle case quando ci sono gli uragani, no? Quando ci sono gli uragani, allora io ho una casa con un tetto, immaginiamo un tetto piatto per semplicità. Quando c'è l'uragano e c'è l'aria che passa sulla casa a 150-200 km all'ora,
quindi una velocità molto alta, cosa succede? Che dentro la casa l'aria è ferma, la pressione è quella normale atmosferica, quindi qua c'è la P con zero, la pressione atmosferica normale, soprattutto se poi ho chiuso tutte le finestre per non fare danni all'interno dell'edificio. Sopra la pressione P, chiamiamola non zero, ma P di V, della velocità, dovuta alla velocità del vento, è minore, può diventare molto minore di P zero. Allora la casa, letteralmente, il tetto esplode, la casa esplode perché senza che nessuno abbia pompato dell'aria, è come se fosse un pallone gonfiato, ha una pressione all'interno di molto superiore a quella che c'è sul tetto o anche sulle pareti laterali dove viaggia la velocità folle quest'aria. E quindi se non è ben ancorato, normalmente un tetto non è ancorato perché è fatto per resistere ai carichi quando c'è la neve, eccetera, uno mica pensa di tenerlo che scappa via, invece in realtà alla fine il tetto può saltare via per questa depressione, questo risucchio tremendo. Andando avanti andremo a vedere con l'equazione di Bernoulli, che ha studiato queste cose dal punto di vista proprio con una bella formula matematica utilizzabile, vedremo si possono fare dei calcoli su questo caso della casa scoperchiata. O un altro caso curioso che mi è capitato di osservare una trentina d'anni fa e che potrebbe capitare anche voi se ci fate caso, è il caso dell'aria nel bus. Dunque qua era successo una cosa normalissima molti anni fa, mi era capitato di lavorare per una società di software che stava in centro a Torino, e andare in centro in macchina non ha nessun senso ovviamente, quindi io dalla casa dove abitavo avevo la fortuna di avere l'autobus proprio lì, prendevo quest'autobus mezz'ora o quello che era, andavo in centro. Allora non c'era nessun autobus con l'aria condizionata, adesso sono quasi tutti con l'aria condizionata e è più difficile notare questo effetto, però se ti capita di essere in un bus d'estate col caldo mostruoso, senza aria condizionata e ovviamente i finestrini aperti, tu noti una cosa, dopo un po' di volte fai caso, dunque tanto tu sei in attesa che ti arrivi l'aria, no? Il vento dei finestrini, e ti accorgi che l'aria ti arriva prevalentemente quando il bus frena. In accelerata niente, in velocità costante poco, quando frena perché c'è la fermata o il semaforo, ti arriva quest'aria, che bello. E il motivo è spiegabile dall'effetto Venturi, perché quando il bus è fermo, la pressione esterna e interna è uguale, ma quando il bus cammina, allora facciamo il bus visto in pianta. Un bus visto in pianta con le ruote davanti qui, le ruote dietro qua e tutti i finestrini che immaginiamo aperti, no? Lasciamo aperto i finestrini, perché cosa succede? Quando il bus viaggia, qui attorno a lui c'è l'aria in movimento, ha una certa velocità V che è la velocità del bus. Dentro ci sarebbe l'aria ferma e inizialmente quando il bus accelera ha la pressione atmosferica normale. Quando però attorno ai finestrini scorre quest'aria veloce, la pressione di quest'aria è minore. Quindi l'aria in accelerazione, quando tu prendi velocità, tende a uscire man mano dai finestrini per equilibrare la differenza di pressione. Alla fine, essendoci finestrini aperti, la pressione è più bassa, sia fuori dovuta alla velocità e sia dentro, perché è aperto, quindi è uscito. Cosa succede se il bus decelera, rallenta? Se rallenta, questa diminuzione di pressione viene meno, nel senso che qui si è creata la pressione quella bassa dovuta alla velocità,
ma se io rallento la pressione fuori comincia a riaumentare di nuovo fino ad arrivare alla pressione atmosferica normale. Allora cosa fa l'aria man mano? Rientra dai finestrini e tu in frenata ti accorgi che arriva finalmente l'aria per rinfrescarti. Fate la prova se vi capita d'estate in un bus senza aria condizionata. Ok, 15 minuti, un tempo medio. Coppio, mi sono dimenticato che avevo promesso di spiegare come mai la pallina da ping pong o i palloncini dei bambini stanno in equilibrio. Rimediamo subito. Non è difficilissimo. Vediamo un po' il ragionamento. Allora, qui c'è il flusso che viene dal nostro phone o cosa diavolo, qua c'è un tubo da cui arriva quest'aria. Ovviamente l'aria ha una certa velocità, la maggiore in centro, poi ai bordi, soprattutto fuori poi dal diametro del tubo che emette questo flusso d'aria, ai bordi la velocità scende e poi va a zero, l'aria attorno è a velocità zero. Io metto in centro la pallina. Cosa succede alla pallina se io la sposto leggermente? Quindi immaginiamo, mettiamo a tratteggio la posizione precedente della pallina e mettiamo la posizione nuova in, come si dice, in tratto continuo. La mettiamo qua. Ovviamente l'aria fa un giro diverso, no? Quindi questa qui non gli tocca fare tutto questo giro della miseria. Quindi abbiamo l'aria a maggior velocità di flusso che fa così, poi l'aria che stava attorno a flusso minore, e qui ci si deve accontentare di un'aria a flusso minore. Cioè io ho spostato la pallina di qua, ho ottenuto da questa parte un flusso più veloce che non da quest'altra. Allora, maggiore velocità, minore pressione. Allora cosa significa? Che io qui ho una certa pressione, chiamiamolo P destra, P di X, di qua c'ho una pressione minore, P S N, pressione a sinistra, pressione minore, pressione maggiore. Ovviamente il risultato netto, la pressione moltiplicata una superficie fa una forza. Questa forza maggiore di questa mi genera una forza di equilibrante, chiamiamola, mettiamo E appendice, una forza equilibrante che tende a rispostare la pallina in centro. Quindi una situazione che intuitivamente sembrerebbe instabile, la pallina sta lì per miracolo, come si sposta, casca da una parte, invece è in realtà una situazione stabile, perché come mi muovo in una direzione, la differenza delle velocità di scorrimento del fluido attorno alla pallina e le conseguenti pressioni sono tali da riportare la pallina dove era prima e quindi siamo in condizioni di stabilità. Ok? Rimediato? Va bene. Passiamo davvero alla prossima video lezione.